Ok, ragazzi, per niente facile già arrivare fin qua perché il benzinaio, fatto benzina, non mi erogava benzina. Ho lanciato un po' di porci, i miei, di quelli tempestanti. Però sono arrivato in Val Venì, qua si parcheggia, là c'è la sbarra, avvicinamento al Combal in bici, parcheggio al Combal. Qua, ragazzi, sono le 7:30 esatte, eccoci qua, e ho fatto una bella sosta di mezz'ora al Combal. Devo ringraziare assolutamente, enormemente Andrei e Ingrid, che sono i gestori del Combal. Molto bene, mi Ok. hanno offerto qualcosa da mangiare, da bere, mi hanno ristorato, due risate, Andrea mi ha dato dei consigli su come salire e quindi adesso si riparte. E via, dovrei essere abbastanza rincuorato da tutti i consigli ricevuti. E ragazzi, spengo e vado, la notte è ancora lunga, mi aspetto una lunga scarpinata fino al Gonella e poi su. Tutto in tirata unica, tutto senza dormire. Si è sul Mirage, ragazzi. E si va avanti. Ragazzi. In solitaria. Ragazzi. Ah, la morena di arrivo, tutte pietre e acce. Acce, acce, acce. Però la sera almeno non si crepa dal caldo. Devo andare chissà dove. Bene. Non capisco niente, ma vediamo, vado sempre dritto. Il resto non posso fare altro. Incredibile. Ah, ragazzi, da farcela sotto, laggiù, sta venendo buio. Ma sono sulla retta via, eh. Oh, mamma mia. Non è semplicissimo, eh. Comunque, ogni tanto trovo dei canaponi. Ormai è buio. Ma secondo me non mi manca molto molto, ragazzi. 10:45, sono arrivato al Gonella, non ne posso più, non ne posso più, ma almeno fin qua sono arrivato, dai, non posso notare il ghiaccio. A un certo punto quasi temevo. La famosa capanna Valdò. Abbandono la capanna Vallò da solo, mi è presa la scimmia, è la Guildumidì, il dentino, e tento in solitaria il Monte Bianco. C'ho ancora energia, penso di potercela fare, ma non lo so, ci provo. Che passaggi, che spacchiuse, mamma mia. Io mi hanno gradinato sto pezzo, grandi. Poi ci sono le creste sommitali, la fatica immensa. Eccoci sul Monte Bianco, alle 7:40 esatte del mattino. Il panorama oggi è questo. Stupendo. Ragazzi, che botta. Che bello. Tetto d'Europa. Amici che salgono, questa l'ampia vetta, sempre in Francia, ed ecco qua che torniamo sul Cruto, che si vede benissimo là, quello è il Mont Blanc, Monte Bianco di Courmayeur, e poi quello là è il Mont Viso, credo, sì, incredibile, e il Gran Paradiso, la Grivola, il Gran Nome Non, e tutto quanto, ragazzi, siamo una. Che è un piccolo qua.
corriamo sotto tante cordate da Chamonix e qua ci lasciamo la vetta con tutto il popolame. Qua giù la Capanna Valò, devo arrivare innanzitutto fin là, poi tutta quella lunghissima cresta, quella via sì. Ho conosciuto tre svedesi, in salita avevano un freddo cane, allora uno gli ho prestato i miei scaldini di carbone, poi sono salito in cima, quando sono sceso me li sono ripresi, lui è tutto contento e io ho fatto l'abbonazione quotidiana, allora si sono iscritti e ho spammato un po'. Hanno detto che quando saranno fiacchi nella vita penseranno a me, perché hanno visto che andavo come un pazzo che l'ho fatto in giornata. Immensa fatica, un altro 4.000 anche lui, e si può concatenare dal Monte Bianco che è là dove eravamo prima. Bene, si scende faticosamente, ma me l'ha tutta cool, credo. E boh, su Strack ragazzi, su Strack non ce la faccio più, però ho sempre un sassolino di energia da qualche parte, adesso lo cerco. Che devo raggiungere, c'è ancora una bella cresta ripida affilata. Questo è tutto il ghiacciaiazzo da percorrere, si vede il Gonella che è là, abbarbicato. In discesa sarà più semplice, ma c'erano dei tratti molto esposti ed è crepacciatissimo. Vabbè, guardate che affilatezza che mi devo fare. Quando avanti la Pino, sì, eccola lì. Qui di là dovrebbe essere Alberto e Flavio, forse. Beh, loro ci provano, ma io ormai direi che ho già dato. Guardate cosa mi devo fare. Rocciosa è alquanto ostica, ma il colle dovrebbe essere lì. Qualcuno ha proseguito dritto di là, ma noi dietro abbiamo le spalle Alberto e Flavio. Eccoli là, sul picco. Non ho ancora un po' da fare. Eccola il colle del Piton des Italiens. Da qua si vede in buona parte del percorso che devo fare. Adesso qua c'è tutto il ghiacciaio. Il gonnello è lì dietro, poi c'è tutta quella lì che è il ghiacciaio del Miage, la sede della Morena, dietro c'è il Combal, la spianata del Combal, e poi da lì bicicletta. Però è ancora lunghissima, eterna, infinita. Bene, procediamo. Fa caldo, sono le 10:30 del mattino, sto già scendendo, quindi già buono. L'ho tribulato, neve marcia, con sotto la terminale, tutta a ritroso, ci ho messo una vita, però meglio dedicarci tanto tempo e essere sicuri con due picche. Questo raccone è dietro agli elettri della tenda, ma noi scendiamo, mia che voragine, porca, e là c'è il colle, bello ripido dove sono sceso, eccola il Gonella, si vede, c'è andare fin là in fondo e passare in mezzo a quei crepi, però c'è la comoda traccia, tutto sempre con avanti la ghiglia della tetta e tutto il resto. Si è staccato un serraccone, ha fatto un po' un macello qua in mezzo, c'è un po' da serpentigennare. Mamma mia che grotta che c'è qua! Ed è anche un crepaccio a campana. La sotto scaricava, ma sono vista brutta. Sassi e seracchi. La tre che studiano la via. Ma non è giù al volo, perché qua è pericoloso adesso. Ambienti, incredibile. Il Monte Bianco è proprio maestoso. Davvero maestoso. Infinito. Bene, ci lasciamo al rifugio Gonella e tutte le vie che ci hanno impegnato su di là, tutti i crestoni e il Monte Bianco che è là. Qua c'è un paesaggio incredibile, guardate che ghiacciai, questo è quello del Miage e poi continui, devo arrivare fino al Combal là dove c'è la Morena e i prati. Ora inizia il primo tratto un po' impegnativo, ci sono delle scalette, dei canaponi, qua si vedono canaponi, scalette. E poi è tutto là in mezzo, è tutto nevai, pietraie luridissime. Il primo ghiacciaio di Miage, là, le zone di arrivo, le alte vie, piccolatone, impressionanti di ghiaccio dalle pendici del Monte Bianco. E di qua, la strada che sto facendo, dietro quei morenoni là, le verdi ridenti spianate del Combal. E qua, recuperata la bici in zona Combal, là c'è la Guil du Glacier, le piramidi di calcare. Si ritorna in bicicletta e basta, siamo un po' stanchetti,
stasera ci riposiamo e domani si torna su. Non si finisce mai di trottare. Ciao.